Bergamo sugli sci, seconda parte. Dopo le immagini dedicate all'alpino, ora spazio allo sci nordico. Sono tanti giovani atleti nella nostra provincia. Andiamo a Valbondione, organizzazione Sci Club Ardesio per la prima tappa del circuito provinciale. Venerdì 29 dicembre sulle nevi di Valbondione si è disputata la prima gara del circuito provinciale bergamasco di sci di fondo, secondo trofeo comune di Ardesio, una gara in tecnica libera ottimamente organizzata dallo Sci Club Ardesio. Erano presenti tutti i club provinciali e anche 10 club provenienti da altre province, per un totale di 182 atleti partecipanti. Passando ai risultati, ecco i primi classificati distinti per categoria. Nell'under 8 femminile, Sara Epis dello Sci Club Ubi Banca Goggi. Nell'under 8 maschile, Lorenzo Bonaccina dello Sci Club Prima Luna. Nell'under 10, tra i maschi, Giovanni Bonaldi dell'Ubi Banca Goggi. Tra le ragazze, Elisa Bonaccorsi dello Sci Club Gromo. Nell'under 12 femminile, Serena Vigoni del 13 Clusone è la vincitrice, mentre tra i maschi trionfa Davide Grigi dello Sci Club Prima Luna. Nell'under 14 femminile vince Aurora Invernizzi dello Sci Club Nordic Ski, tra i maschi Luigi Bonetti dello Sci Club Gromo. Nell'under 16 complimenti a Silvia Santus dello Sci Club 13 Clusone e a Stefano Epis dello Sci Club Ubi Banca Goggi. Chiudiamo infine con i giovani senior. Tra le ragazze trionfa Cassandra Bonaldi dello Sci Club Ubi Banca Goggi. Tra i maschi Davide Mazzocchi dello Sci Club Under Up Ski Team Bergamo. Nella classifica per società sorride al primo posto del podio lo Sci Club 13 Clusone, al secondo l'Ardesio, al terzo lo Sci Club Nordic Ski. Gara sempre entusiasmante, dai più piccoli ai più grandi. Ora sentiamo la voce di alcuni protagonisti. Prima gara provinciale, dopo qualche anno vi siete superati? Sì, diciamo siamo contenti, la pista è ottima, è innevata perfettamente, a neve artificiale come fondo, qualcosa è arrivato di neve naturale sopra, poi un rabocco ancora con neve artificiale soprattutto nella parte diciamo in fondo al percorso sul giro da 2 chilometri. Abbiamo allestito, penso, bene il percorso, soprattutto il campo di gara qua allo stadio, dove c'è la partenza, il transito e l'arrivo. Sentendo anche le persone che hanno gareggiato, sono restate soddisfatte. Anche perché quando si parte per primi, subito le critiche o le cose anche positive ovviamente escono. Che voto vi date? Ma io, allora, prima cosa, devo ringraziare sempre i nostri genitori, che senza di loro non riusciremo ad andare avanti. Il nostro Sci Club deve dire un grazie quindi ai volontari, soprattutto questi volontari sono i genitori dei nostri ragazzi, grazie a loro riusciamo ad organizzare un evento come questo. Quindi un voto a loro, un bel otto pieno. Il 10 aspettiamo. Allora, alle sue spalle c'è un altro sport, chiamiamolo così, dei palloni arancioni su questa neve bianca che subito danno l'occhio. Che messaggio è questo? Il messaggio è quello che i ragazzi, insomma, devono divertirsi. È vero che sì, ci sono gare, sono competizioni, tutti vogliono vincere, ma alla fine bisogna pensare che sono sempre dei ragazzi e quindi come tali devono divertirsi. Quindi divertirsi anche con il pallone, non è detto che quindi avere il pallone sia uno scandalo sulle piste da fondo. L'importante è il movimento, lo sport, che facciano qualsiasi tipo di sport, che comunque riesci, facendo altri sport riescono a comunque ad avere quella percezione, quei movimenti necessari in quel momento in cui le vengono richiesti. 182 atleti al via, tantissime le tute verdi. Come sta andando l'Ardesio? Sì, allora, nonostante il periodo di crisi, che tutti, bene o male, tutti i club ne risentono, non solo nello sci, ma anche nel pallone, nella pallavolo, un po' in tutti gli sport, dato anche
da questo Covid, da questo virus. Possiamo dire che di essere comunque soddisfatti, il nostro numero si aggira ancora sui 26-27 ragazzi e quindi oggi c'era qualche assente per, appunto, per malattia, e quindi continuiamo col nostro lavoro cercando di fare bene, cercando di fare anche possibilmente divertire i ragazzi facendo appunto il nostro sport. Prima gara provinciale, prima vittoria nella nuova categoria. Come è andata oggi? Ma oggi è andata benissimo, non mi aspettavo comunque questo risultato e devo dire che è andata molto bene. Una stagione appena partita, come sta andando? Ma è ancora un po' troppo presto per dare delle aspettative, però dalla prima gara diciamo che è andata molto bene, mi sono confrontato anche comunque con i miei avversari, sempre con la consapevolezza però che bisogna sempre migliorare e correndo con quelli più grandi che ci saranno anche dei ragazzi molto più forti. Ecco, tu vesti i colori dell'Ubivanca Goggi, sei di Cantoni di Oneta e ti alleni in Zambla, com'è lì? Scusa, oltre il colle. Beh, quest'anno è un anno molto difficile appunto anche per la neve, che c'è stata una nevicata ma non è bastata, quindi noi ci dobbiamo allenare su un pezzo di pista che comunque mi è sempre battuto bene ed è molto tenuto, solo che è anche abbastanza lontano da casa, quindi con gli orari scolastici diventa difficile allenarsi. Ecco, oggi tu dicevi sì, vincere le provinciali, ma quando ci si confronta con i big, dicevi appunto mancava Bianchi di Livigno, ti stai già confrontando, com'è questa nuova categoria? Ah, c'ho la consapevolezza che con questa nuova categoria si è saliti molto di livello, abbiamo un livello molto alto come categoria e quindi come atleti, e spero che comunque l'anno vada bene o abbastanza bene come, come l'anno scorso, e buona gara a tutti. Cassandra, oggi vittoria, non era facile. No, oggi non era per niente facile, anche perché c'era la mia amica rivale Giulia Negroni, che ha fatto delle bellissime gare fino ad oggi, quindi oggi è stata molto molto dura, soprattutto anche la pista era molto veloce, quindi bisognava farli scorrere gli sci. Che inizio di stagione è? Ma la stagione è iniziata bene, perché abbiamo fatto le gare a Pragiolato che non sono andate tanto bene, però sono contenta perché oggi dopo le vacanze così sono riuscita a allenarmi bene e recuperare. Appuntamenti importanti quest'anno? Abbiamo i campionati italiani il 15 gennaio a Padova, che sono un evento molto importante per noi, poi prima invece abbiamo i campionati regionali qui a Schilpario. Cosa ti aspetti da questa stagione? Spero di fare bene, di migliorarmi soprattutto nelle gare distance 5 km e anche nelle sprint. Grande lavoro per preparare questa bellissima pista, quasi al completo. Non proprio al completo, sì, sono riusciti a fare abbastanza per poter fare questa manifestazione. È stata molto dura perché purtroppo il tempo ultimamente non ci sta dando una mano. Però vedo che la manifestazione sta andando bene, speriamo in bene. A livello di turisti come rispondono col fondo? Bene, devo dire bene. Adesso speriamo un posto Covid che si sistemi un po', perché la gente ha molta paura. A livello tecnico, l'anello più lungo di quanti chilometri è? È 5,5, l'anello massimo 5,5, però innevata artificialmente facciamo dai 2 ai 3 chilometri. Allora, buon voto per un inizio stagione, dai. Esatto, siamo riusciti a partire anche per tempo e speriamo che il tempo sia clemente e ci dia una mano.
Bellissime immagini da Valbondione, torneremo a parlare di sci nordico nella prossima puntata. Proprio da qui, da Schilpario, abbiamo seguito la Coppa Italia, una 2 giorni di gare davvero entusiasmanti, anche le gare dei più piccoli, naturalmente il campionato regionale. Racconteremo tutti i dettagli nella prossima puntata, ma subito vogliamo farvi ascoltare un'intervista in esclusiva per noi con il direttore tecnico di tutte le nazionali italiane di sci nordico, Stauder, che è pronto per le ultime scelte in vista delle Olimpiadi. Ma Olimpiadi in arrivo, certo, non ci vuole più tanto, 3 settimane abbondanti. Posso dire che i ragazzi al Tour de Ski hanno dato dei buoni segnali, anche le ragazze. Io credo che Pellegrino, De Fabiani, ma anche Greta, Loran, Ganz, hanno dato i loro segnali. Ci sono altri ragazzi che vanno bene, noi cerchiamo di puntare ai team event, che sono sprint e team sprint, come la sprint a skating, e poi vediamo cosa salta fuori. Sì, qui a vedere il futuro e anche attualmente i senior che hanno partecipato, ma certamente bisogna vedere il futuro, i giovani, e farli lavorare, e ci sono queste società che vengono qui con tutti i ragazzini che li insegnano a sciare, li insegnano anche come vivere lo sport e lo sci di fondo, questo è importante, come anche l'organizzazione, sempre a disposizione, Sci Club Schilpario, che fanno un ottimo lavoro. In bocca al lupo dunque alla nostra nazionale, ma ne riparleremo in vista dell'appuntamento di Pechino. Ci vediamo la prossima settimana con Bergamo sugli sci. Alla prossima!